tu fai sta cosa? Cioè, per me è una rottura di scatole invece enorme il fatto di metterti lì. E tu lo sai, io ho un assistente che si occupa, è anche Federica, ma in questo caso non è una Federica, che mi monta i video, viene a casa mia, mi fa le riprese, mi monta i video, me li mette su Facebook, me li mette su YouTube, mette su Insta. Io non ne voglio sapere, cioè io non ce la posso fare. E tu invece ti metti lì e ti fai il video, ti riprendi, ti monti, potrebbe essere un po' strana come okay. cosa, ermafroditismo, e ti metti su Instagram e poi ti monti in un modo diverso e ti metti su YouTube. No, sì, più o meno faccio così. Però ma cioè, ti piace farlo? No, lo faccio, sì, un po' mi piace, no? Nel senso che io sono nato su internet. La mia prima esperienza su internettosa è stato perché lavoravo per un'associazione nel 2006 e il tipo dell'associazione mi ha detto: ascolta, il tuo incarico è fare marketing su internet. E allora mi sono messo lì, ma nel 2006 fare marketing su internet era una roba da ingegneria astronomica, una roba impossibile. Dovevi conoscere l'HTML, by keyword, cioè riuscire a fare una pagina internet era una roba. Rispetto a quello, montare le storie di Instagram è un gioco da ragazzi. Cioè, quindi io arrivo da quel background. Nel 2007 ho aperto il mio bloghetto. Psicologia neurolinguistica. Esatto. Psinel, mescolando insieme la la psicologia con la PNL, che allora era il mio amore di quel periodo lì. E lì è stata tutta una scuola. Nel 2007 scrivevo solo articoli, nel 2009 mi viene l'idea di trasformare gli articoli in audio, la chiamo audio newsletter, e nel 2014 quell'audio newsletter diventa un podcast. Fantastico. Non appena c'è la possibilità di trasformare questa cosa qua con Spreaker, che è una roba che non gli facciamo pubblicità perché nell'ultima assistenza non sono stati molto simpatici, però con Spreaker mi dà la possibilità di creare un podcast e da lì nasce il podcast più seguito in Italia sulla psicologia. Esatto. Però non ti piace fare il montaggio? No, è noiosissimo. Dovere. È dovere, ma io sono molto ossessivo, come tu dicevi prima. Io sono all'inizio è dovere, poi quando entra l'ossessione è quasi piacevole, no? Cioè perché mi consente di mettermi lì, poi ogni tanto mi piace riguardarmi più che riascoltarmi. Ormai riascoltarmi sono. C'è un'insofferenza nel riascoltarmi. Tutte le settimane sono lì, ascolto mezz'ore di miei audio dove io parlo. Vabbè, perché ti devi montare per questo, dici. Esatto, sono certo. Lì, faccio l'editing al mio podcast e riascoltarmi è una piccola tortura. Ho provato, ho pagato una ragazza per 6 mesi per fare il montaggio dei miei podcast, ma non ce la faccio. Non ce la faccio perché quando lo riascolto devo rieditarlo. Ah, ok. Ok, quindi alla fine. Perché la PNL non è più il tuo amore? Non è più il mio amore perché io nasco, cioè tipo io incontro la PNL nel 2001 più o meno, al mio secondo anno di psicologia. Quindi io studiavo psicologia dinamica avanzata e studiavo la PNL, quindi certo. Come se studiassi, esattamente, da un lato avevo il massimo della complessità nella psicodinamica, nell'altro lato avevo il massimo della banalizzazione della psicologia. E non riuscivo a far collimare queste due cose, però succede una roba, che io avevo sempre avuto paura dei fuochi d'artificio, ok, un po' di paura dei fuochi d'artificio, e mentre leggo uno di sti libri di Bandler faccio un gioco e mi passa. Fantastico. E io dico, ma vabbè, i miei professori mi diranno che sta roba è una cavolata, però su di me ha funzionato. Allora un mio vicino di stanza, perché io vivo in una casa dello studente, ho fatto l'università in una casa dello studente, mi uccido in distanza e dice: sai, io ho paura dei coltelli. E io dico: vieni in stanza da me, gli faccio un giochino di PNL e gli passa anche a lui la paura dei coltelli. E io dico: allora c'è qualcosa che non va. Che non va, esatto. O sono io che sono mago, oppure c'è qualcosa che funziona all'interno di questa struttura. Così la studio, la approfondisco, entro
molto approfonditamente nel campo della PNL italiana, conosco molti degli autori americani in questo ambito. Conosci di persona? Conosci? Di persona, conosco Steven Gilligan, Robert Dilts, e non mi piace. Non che non mi piacciono loro, perché loro sono persone splendide, ma non mi piace il background che ci sta dietro, cioè le persone che portano questi esperti in Italia. Mi accorgo che non sanno niente, che non capiscono niente e che che ce l'hanno sempre con noi psicologi, senza considerare che quella roba lì è psicologia. Certo. Cioè non è che la PNL non sia psicologia, la PNL è il bignami della psicologia. Quando loro dicono no, ma noi l'abbiamo presa, cavolate. Non è vero, quella roba lì è un po' di Milton Erickson, un po' di Fritz Perls, loro lo dicono, lo dichiarano apertamente. Però cosa fanno loro? Quando fanno un corso dal vivo partono e dicono questa roba mica è da psicologi. No, è da psicologi e come? E allora lì inizia un po' di attrito con la PNL, soprattutto quando studio il modello vero, Erickson. Certo. Approfondendo Erickson mi accorgo che è una banalizzazione del modello ericksoniano la PNL. Anzi, in certi casi è l'estremizzazione dell'aneddotica ericksoniana. Cioè, per chi non lo sapesse, Milton Erickson diventa famoso soprattutto per i racconti che vengono fatti su Milton Erickson. E questi racconti sono già sopra le righe per loro. La PNL li porta all'estremizzazione perché quello è il marketing. Il marketing per vendere è raccontare che c'è stato quello lì che ha ridato la vista a un cieco con una tecnica di PNL. E sappiate che non ci sto andando lontano, perché ci sono trainer, anche italiani, che raccontano di aver ridato la vista non tanto a ciechi, ma a persone che ci vedevano pochissimo e con una magia ipnotica sono tornati a vedere. Fantastico.